Bene, speriamo di poter celebrare questa liturgia. Come è stato detto, la preghiera delle preghiere è la liturgia eucaristica, che è il luogo dove noi entriamo nella memoria del nostro Salvatore e diventiamo un corpo e un sangue solo con Lui. Lì dove noi facciamo il viaggio più importante, perché la preghiera è un viaggio. La preghiera è un salto, è una Pasqua, è un passaggio. È quando uno appunto si apre e lascia che il Signore venga. Più che noi salire al cielo, sarà il cielo che scende. E noi siamo visitati dall'amore di Dio. Tutta questa liturgia, tutta la liturgia eucaristica è il sentiero della vita. Si parte dal riconoscere i propri peccati, si parte dalla povertà, e si ascolta una parola, si risponde a questa parola e allora si benedice Dio, si canta che è santo, che è buono, e al suo centro si proclamano le parole che Cristo ha proclamato, perché noi facciamo quel viaggio fino a vedere quella cosa così anche straordinaria, che queste offerte che noi portiamo e dovrebbero sempre venire dal popolo, che rappresentano tutto il lavoro, la fatica dell'uomo, diventano Cristo, perché noi stessi diventiamo Cristo unendoci a Lui. E questo alla fine, dopo aver proclamato il nostro battesimo, proclamando il Padre nostro, diventa proprio l'unione, come lo sposo con la sposa, una carne sola. Questo per dirlo così, in estremissima sintesi. Ma che bello quando si diceva: ma di cosa celebremo? La festa degli Santi Angeli Custodi, che vogliamo di più? Con tante cose che possiamo dire, lo spirito un po', mi sembra di poter dire, no? Di questa avventura che vivete, è quella di vivere le cose piccole come cose grandi, di vivere tutto non come una distanza, come una realtà, c'è il Dio lassù e io qua, povera formichina che cerco di andare avanti. No, Dio scende qua, come dice, come cantano gli angeli alla Natività: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Cioè, la gloria di Dio corrisponde al vivere qua, nella pace. E la vita cristiana è fatta delle cose piccole, quotidiane, di ogni giorno. È fatta di tutte le sfide, le difficoltà, i balbettii, le confusioni. E sono tutte cose che stanno lì, in questa avventura di essere secondo il cielo, come in cielo così in terra. Ecco, allora quello che logicamente ci può dare come spunto questa liturgia della parola, con degli elementi molto interessanti, molto belli, che possono veramente aiutarci a celebrare questa liturgia, ecco, è un po' pensare, no? gli angeli custodi. Allora, la preghiera dell'angelo custode è proprio quella dei bimbi, no? Quella che insegna ai bambini, che è tanto dolce, tanto semplice, e però dice delle cose. E un po' tutte le preghiere vocali, no? Si parla di preghiera, ma noi abbiamo delle formule, no? E uno dice: vabbè, ma queste cose così, con la formula, ma queste formule, no? L'angelo di Dio, l'Ave Maria e tutte le preghiere di questo genere sono un concentrato di sapienza, sono un concentrato di esperienza. C'è la parola di Dio dentro, sono intrise di parola di Dio e servono noi che siamo chiamati ad avere un ponte, un'apertura, una porta, una strada per non stare qui sulla terra come gente della terra e basta. Sono porte sul cielo. E allora noi possiamo, come dire, fare attraverso queste preghiere semplici
tutte le preghiere che noi diciamo, il rosario, tutte queste cose qua, non sono, come dire, nenie che ripetiamo per fare un atto religioso di qualche genere, ma hanno una sapienza, ma hanno una saggezza. Prendiamo questa preghiera dell'angelo custode sulla base di questa parola un pochino, perché qui si dicono delle cose, vediamo un po' se riesco a farvi vedere come stanno qui in questa liturgia del 2 ottobre. Angelo di Dio. Angelo vuol dire inviato, vuol dire annunciatore. Angelo è il verbo della proclamazione, del dire qualche cosa. Infatti Vangelo è Evangelios, cioè il buon annunzio. Allora l'angelo fondamentalmente è uno che annunzia qualcosa da parte di Dio, qualcuno che mi deve dire qualcosa. Io ho bisogno che mi venga detta qualcosa, che qualcuno parli con me. Una delle cose più importanti, questo dialogo che ci abbiamo dentro, con chi è? Con chi sta a parlare? Con chi? Scusate, Romano, vabbè, ma San Pietro, Romano, dice che celebrava un prete normale, insomma, normale, mica tanto. Va bene, torvoliamo. Noi abbiamo bisogno di parlare con Dio, che un angelo parli con noi, perché ci stanno altri angeli. Il serpente, pure lui, è un angelo e parla. Allora tu hai bisogno di parlare con lui, hai bisogno che Dio ti parli per mezzo dei suoi inviati. E allora c'è un angelo di Dio che sei il mio custode. Ecco l'angelo custode. Allora che vuol dire che io ho un custode? Due cose sicuramente. Primo, che io sono prezioso, che vado custodito, che mi devo custodire, mi devo far aiutare a essere custodito. È una cosa molto importante. Noi abbiamo una tendenza a banalizzare noi stessi. Noi abbiamo una tendenza a dimenticarci quanto siamo preziosi e importanti. Io sono un tesoro da custodire, tu sei un tesoro da custodire. Io ho bisogno di essere custodito. L'altro senso è che ho dei pericoli. Io e te non siamo in un contesto amorfo. Ci sono dei nemici. Io devo sapere che posso perdere la bellezza della mia vita. Mi posso sbiadire, mi posso confondere, vado custodito. Quando una cosa vedi che è importante, ci stai attento, ecco. E stare attento a che? C'è un pericolo, sei il mio custode. E allora cosa deve fare? Io chiedo all'angelo di Dio di custodirmi. E già questo vuol dire che io non faccio da solo, che io ho bisogno di aiuto. E infatti in questo Vangelo dice: ma chi è il più grande nel regno dei cieli? Ma chi è che vince la classifica? Cioè chi è che arriva a vincere, che ne so, il San Pietro d'Oro? Cioè che ne so, chi è che arriva alla cosa, no? Ecco, chi è il più grande? Curioso, prende un bambino, ecco, lo pone in mezzo, guarda, lo vedi sto bambino? Ecco, se non vi convertirete, da che? Da che ci dobbiamo convertire? Per diventare come bambini. Non entrerete nel regno dei cieli, è roba seria, eh? Qui non è questione che lo fai, ma anche se non lo fai, se può evitare. No, non entrerai nel regno dei cieli. E io non conosco nessuno che possa salvarsi se non passa per questa parola. E non conosco nessuno che non abbia fatto un salto di qualità nella propria vita se non sia passato per questa parola. Perché la parola in cui entri in una dimensione. Qual è la dimensione del bambino? Dipende. Dipende da qualcuno. È molto importante questo. Io non lo so. Se stando qui già avete fatto il viaggio di tutta quella serie di sgrugnate, di botte che devi prendere nella vita, per renderti conto
che non ce la puoi fare da solo. Per questo preghiamo. La preghiera liturgica delle ore comincia: «O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto». Che vuol dire? Vuol dire che sto proprio tanto bene, se vieni a salvarmi vuol dire che sto affogando. Se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa, dice un altro passo. Io ho un luogo che è il luogo della mia povertà. In certo senso si può dire che la forza della preghiera è l'angoscia. L'angoscia è il senso della nostra insufficienza. Ed è lì che uno grosso e peloso, così, si fa bambino, si fa piccolo. Uno pure esperto, ma guardi che io so, sì, ma io ho bisogno di aiuto. Io non posso fare da solo. Uno non è forte quanto è forte, ma quanto è forte il suo alleato. Se la mia e la tua esistenza è basata sulla nostra capacità di cavarcela, noi facciamo cose mediocri. Sappiate una cosa strana: le cose grandi nella vita le fanno gli insicuri. Gli insicuri chiedono aiuto, si verificano, si mettono in discussione. Gli strafottenti, quelli che sono certi, non mettono in discussione se stessi. Fanno le cose e non accettano critiche. Quello è un grande problema. Chi fa le cose a partire da se stesso arriva a se stesso. Chi fa le cose a partire da Dio arriva a Dio. Allora illumina, custodisci, reggi. Allora illumina, io ho bisogno di luce, dice Francesco d'Assisi. Altissimo e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Il mio cuore è un produttore proprio di tenebra. Mi confondo, ho tante piccole e grandi paure che si intrecciano con le piccole e grandi menzogne del mio cuore e diventano la mia tenebra. Io ho bisogno di essere illuminato. Io non posso fare niente, neanche vivere questo preciso momento, senza che Dio mi illumini. Io ho bisogno di essere illuminato. Illumina, custodisci, l'abbiamo già detto. Ma custodire da cosa? Guardate com'è bella questa parola, no? Che dice: io ti manderò l'angelo davanti a te per custodirti sul cammino. Se tu dai ascolto alla sua voce, fare quanto io ti dirò, se tu lo segui, se tu ti fai guidare, farsi guidare, la cosa più difficile. Molto più facile fare in proprio, farsi guidare. Bisogna essere appunto bambini. Se tu ti ascolti e farò quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Sta frase è un po' strana. L'angelo custode e il Signore stesso, perché dice io sarò, non è il tuo compagnone, non è il tuo connivente, è il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Molto spesso noi siamo amici dei nostri nemici. Facciamo amicizia nel cuore con cose che non ci fanno bene. Dio è nemico dei nostri nemici. Molto spesso, quando ti sembra ostile Dio, è perché è nemico dei tuoi nemici. Sei tu che sei amico dei tuoi nemici. Sei tu che vuoi cose che non sono secondo la tua salvezza. Tante volte Dio ci deve contestare. E tante volte l'angelo, se lo lasci lavorare, ti deve dare intuizioni, ispirazioni che ti mettono in difficoltà. C'è una cosa che tante volte è necessaria, un'inquietudine. Un'inquietudine sana, buona, per cui hai la percezione che forse devi un po' rivedere quello che hai fatto o che te la stai un po' raccontando. Se mi deve custodire Dio, manda il suo angelo per custodirmi dai miei veri nemici, non dai nemici immaginari. Molto spesso noi crediamo che i nemici sono gli altri. Non sono mai gli altri. Il nemico è uno solo. La nostra lotta non è contro creature di sangue e di carne, dice la lettera agli Efesini, ma contro
gli spiriti del male che abitano in questo mondo di tenebra. Non c'è mai nessuno più nemico della mia vita, del mio cuore. Mi possono mettere in carcere, ma se il mio cuore è nella luce, io sono libero. Posso essere il padrone del mondo, ma se il mio cuore è nella tenebra, io sono uno schiavo. Il Signore è il nemico dei miei nemici, avversario dei miei avversari. Illumina, custodisci, reggi. Ah, è quello che ti dà le regole, quello che ti regge. Noi pensiamo che le regole sono nostre nemiche. Io, siccome sono stato musicista, ho imparato da musicista che il ritmo non è nemico dell'interpretazione, è amico. Stare dentro il ritmo, devi andare al ritmo, devi stare dentro, non puoi sbagliare, deve essere sempre lo stesso, non vuol dire che tu diventi così spalmato, asfaltato dalle regole. No, Gesù Cristo non è venuto per annullare le regole, ma perché diventino vita, perché diventino quel luogo dove tu trovi come amare dentro le regole. Ci sono ossessività nelle regole, e ci sta quella regola che la preghiera ha bisogno di regolarità. Guardate, la preghiera ha bisogno di ritmi, la vita spirituale è fatta di ritmi, non è fatta di pregate occasionali, ma di ripetizioni, di regolarità. Ai bambini bisogna dargli la regolarità, la preghierina, la sera, la mattina, le cose. I bambini hanno i loro rituali, sono liturgici i bambini, ma tutto è liturgico. Allora bisogna entrare nella liturgia, nelle regole, e l'angelo ti insegna a entrare nelle cose per come sono, rispettare la vita per come è, con le sue regole interne, che non sono oppressione, sono realtà. Illumina, custodisci, reggi, governane. Farsi governare. Se c'è una cosa appunto che abbiamo paura di perdere, è l'autonomia. Non disprezzate questi bimbi, uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vuol dire questa cosa qua? Che quando tu stai davanti a Dio come figlio, come è stato detto giustamente poc'anzi, cioè come uno che dipende da Lui, non è infantilismo, è una condizione di verità. Io dipendo da Dio. Quando stai in questa condizione, ricordate quando Giacobbe, in un momento drammatico della sua vita, sta scappando da suo fratello che lo vuole uccidere, no? Una storia familiare che non è un granché, no? Ecco, sta così, si ferma la notte, non sa, deve appoggiare la testa su un sasso, così, non è che sia il più comodo dei guanciali, no? Ecco, quando sta lì, in questa precarietà, in questo assurdo, non sa dove va, deve andare da uno zio che infatti si rivelerà un tipaccio, no? Scappa di qua, va di là, che è un enigma, e sta così in quell'angoscia, stramazza dal sonno e sogna una scala per il cielo. Gli angeli che vedono Dio sono quegli angeli che a Dio arrivano. Cioè, quando sei uno che si lascia governare da Dio, la tua preghiera arriva a Dio e hai intimità con Dio, e il tuo angelo ti parla di Dio, del volto di Dio, la faccia del Padre. Roba grossa vedere la faccia, con che occhi ci guarda il Padre. E l'angelo ti dirà: ora ti dico com'è Dio, come c'ha gli occhi, come sorride, come si acciglia. E i bambini sanno di Dio certe volte cose che da grandi si dimenticano e che sono più belle e più vere di quanto si possa pensare. Mi sembra che io non mi posso allargare oltre con il tempo, e per cui questo è il punto. Guardate una cosa: questa liturgia ci visita, è un dono qui in questo luogo, mamma mia che roba, è Dio stesso che viene da noi. Perdonate che dica una cosa sulla preghiera globale:
La preghiera non è cercare Dio. La preghiera è farsi trovare da Dio, che finalmente ti fermi e Lui ti può trovare. Non è un'opera nostra, è fondamentalmente un'opera sua. È finalmente stare come bimbi e farsi salvare. Da quella esperienza, di grazia, deriva la nostra forza. Noi possiamo vivere come chi scende dal Tabor, ha visto il volto di Cristo, ed è per questo che vede tutto in un'altra maniera, perché il suo angelo gli parla degli occhi di Dio, dello sguardo, della postura del Padre, che è una postura di Padre, e Dio è tuo Padre. Questa memoria, come sentivo detto prima, certo, questo è il punto. Che il Signore ci dia di celebrare questa liturgia con col cuore aperto, come si apre una preghiera. Stai lì, non devi fare chissà che cosa. Pregare è come prende il sole. Donne tante, no? Prendi il sole, ti metti là e t'abbronzi. E così, ti metti davanti a Dio e Lui ti visita. E quello è più importante che non torturarsi in chissà che maniera, andare lì, che è tutta roba tua. Sei l'angelo lì che ti guarda e dice, ma boh, non lo so, ti volevo parlare io, ma parli tanto tu. Sia lodato Gesù Cristo.